Alfa Centauri. Mi successe durante la stesura di un libro che poi non ultimai. Sul web trovai una comunicazione di I Fratelli Cosmici che avrebbe arricchito di molto le mie ricerche. Mi sentii scosso da una vibrante eccitazione. Poi una sera, un po' tardi, il citofono squillò, scuotendomi dalla mia lettura. Guardai l'ora al telefonino. Mancavano 10 minuti alle 10. Il citofono squillò ancora con insistenza. Quando aprì la porta mi trovai davanti una donna di mezza età con l'impermeabile nero, bagnato di pioggia. «Non si ricorda di me?» domandò. «Veramente no. L'ho conosciuto parecchi anni fa al centro spirituale Frattocchie. Mi ricorda adesso?» «Ricordo di essere stato al centro, ma non mi ricordo di lei, mi scusi. Io invece sì, mi ricordo di lei, tant'è vero che sono qui.» «Mi scusi ancora, ma negli ultimi giorni ho sentito un bisogno pressante di sperimentare con lei. Mi chiamo Flora e sono uno strumento.» «Va bene, Flora, in che cosa posso esserle utile?» «Vorrei che lei mi seguisse perché ricevo molti messaggi dai fratelli dello spazio.» «Cioè dai nostri fratelli maggiori?» «Sì, dicono che vengono da Alfa Centauri.» Seguì Flora per più di 3 anni, fino al suo trapasso. Ancora adesso la ringrazio per avermi offerto un aspetto molto, molto più vasto del contatto con i piani di esistenza superiori. Nota 8. Flora. Flora non è il nome dello strumento.